Se c'è una cosa che quasi tutte le storie del mondo hanno in comune, beh, quello è proprio il cambiamento. Un'idea, un punto di vista, un'opinione, un personaggio, un'ambientazione, una realtà. Ogni elemento narrativo può essere soggetto di un cambiamento. E la trasformazione non è altro che una particolare forma di cambiamento, un'immagine utilizzata da moltissimi linguaggi, come quello dell'arte, quello della letteratura o quello del cinema, che si presta alla perfezione per raffigurare l'altalenante inquietudine degli esseri umani. Da secoli e secoli a questa parte, le metamorfosi corporali sono sempre state una costante all'interno di miti, di leggende, di racconti, di tradizioni, insomma, di tutto ciò che risponde al nome di folklore. E questo vale per praticamente tutte le culture, perché le trasformazioni, le metamorfosi, esprimono in modo chiaro, diretto e inequivocabile i pericoli, le insicurezze e le paure dell'animo umano. Dagli dei greci che si trasformano in animali, al diavolo che si trasforma in serpente, fino al corpo che si trasforma in anima, ogni aspetto divino o demoniaco è legato a doppio filo alla trasformazione. Sono tutte metafore che attribuiscono fattezze reali e concrete ad agenti invisibili, simbolici, in modo che la mitologia, la teologia e la fantasia possano acquisire più spessore, suscitando stupore, ammirazione o terrore nei destinatari di queste metafore. Ovviamente però tutto ciò va sempre contestualizzato al tipo di opera che si sta osservando. È chiaro che le trasformazioni metaforiche che usa Dante nella Divina Commedia siano ben diverse da quelle che possiamo trovare in un fumetto per ragazzi, però questo non significa che le trasformazioni presenti in un fumetto o in un cartone animato siano automaticamente prive di qualsiasi valore simbolico. Fatta questa premessa, ecco le mie 5 trasformazioni preferite all'interno delle serie animate di Dragon Ball, in base ovviamente ai miei gusti e alle mie interpretazioni personali. Buona visione! L'Osaru è la prima trasformazione vera e propria in Dragon Ball, in particolare la vediamo all'episodio 12 della prima serie, ma rimane tuttora una delle più belle e delle più affascinanti, secondo me. Di base non è altro che una rivisitazione in chiave fantafantasy del mito popolare del licantropo, del lupo mannaro, colui che nelle notti di luna piena è condannato da una maledizione a tramutarsi in un lupo mangiatore di uomini, con la differenza però che all'interno dell'opera di Toriyama e della Toei Animation non si tratta di un lupo, bensì di una scimmia. Infatti, alla vista dei raggi della luna piena, quel ragazzino buffo e simpatico che tutti quanti noi stavamo imparando a conoscere e, perché no, magari anche ad amare, si trasforma di punto in bianco in un mostro, in una scimmia gigantesca dotata di una potenza portentosa. Con un colpo di scena a dir poco incredibile, ecco che i toni dello show, da allegri e scanzonati, si fanno più cupi, più oscuri, e inizia ad aleggiare la paura, paura verso qualcosa di sconosciuto e di terrificante che non appartiene a questo mondo. L'idea che un bambino sorridente come Goku possa nascondere un lato così terribile è scioccante. Bulma, Yanko e gli altri, spaventatissimi, come anche gli spettatori, si domandano se quello non sia solo un incubo. Ma non lo è la realtà, e nella realtà i mostri possono nascondersi dentro chiunque, senza eccezioni. E con il passaggio alla serie Z, questa trasformazione non viene accantonata, gettata via, anzi, viene ampliata e approfondita al punto da acquisire un significato molto più profondo. Diventa il retaggio, il simbolo di un'eredità perduta che fa di Goku un Saiyan, uno straniero venuto da un pianeta lontano. E quel riflesso sepolto dentro di lui, che incarna la quintessenza di un popolo fiero e conquistatore, ci fa capire che anche dopo tutti gli anni passati sulla Terra e dopo tutti gli insegnamenti ricevuti, quel guerriero non sarà mai un vero e proprio terrestre, sarà qualcosa di più, sarà un eroe al cui interno coesisteranno i lati migliori di entrambe le razze, terrestri e Saiyan, l'unico in grado di farsi carico delle speranze dell'umanità intera. Che Zarbon sia il mio personaggio preferito all'interno di Dragon Ball non è certo un mistero, e uno dei motivi per cui mi è sempre piaciuto tanto è proprio la sua trasformazione, che avviene nell'episodio numero 53 della serie Z.
Zarbon, da esteta e cultore del bello, da personaggio aggraziato, proporzionato e caratterizzato da ornamenti unici come gli orecchini, il mantello bianco e il pendente sulla fronte, possiede una seconda forma, espressione di un potenziale nascosto, che però odia e che si rifiuta di utilizzare, in quanto diametralmente opposta alle sue convinzioni, ai suoi canoni e a ciò che lui ama. Però, di fronte all'alternativa della morte, dal momento che Vegeta sembra essere più forte di lui, mette da parte i suoi capricci infantili e si trasforma, rivelando la parte più segreta e più brutta di lui. Nessuna musica dedicata, nessun fascio di luce, nessun'aura speciale, niente di niente. Nell'arco di un secondo, Zarbon diventa un mostro grosso, tozzo, senza un briciolo di fascino, e cambia anche stile di combattimento, niente più tecniche eleganti e raffinate, ma uno stile di lotta spartano, rudimentale, basato sulla rabbia, sull'esplosività e sulla pura forza bruta. Non c'è alcuna bellezza nella sua trasformazione. Lui, che tanto celebra l'estetica sotto uno strato bello e scintillante, cela una natura grottesca, quasi demoniaca, e ci fa capire che non sempre l'immagine che vogliamo far apparire di noi corrisponde anche alla realtà. Ma non finisce qui, perché a livello emozionale fa tanto anche la reazione di Vegeta. Ambizioso e sicuro di sé, Vegeta confida nella sua nuova forza, ottenuta dopo lo scontro con Goku sulla Terra, e non si immagina neanche lontanamente che il servitore di Freezer possa essere al suo livello. Così, quell'essere mostruoso che prende forma sotto i suoi occhi increduli lo scaraventa in un'oscura spirale di paura, imprimendogli a fondo nella mente che la scala da salire per raggiungere Lord Freezer è ancora lunga e impervia. Ancora adesso, per me, il perché Akira Toriyama abbia voluto regalare una metamorfosi così curata e così significativa a un personaggio marginale e secondario come Zarbon rimane un mistero. Nel corso della mia esperienza con Dragon Ball, inteso come macro insieme di opere diverse, ho constatato che ci sono alcune cose che non hanno compromessi. O le si amano o le si odiano, e il Super Saiyan di terzo livello è esattamente una di queste. Apparso nell'episodio 245, il Super Saiyan di terzo livello è l'incarnazione suprema della forza di un Saiyan, uno stadio talmente potente che consuma il corpo fisico di chi lo raggiunge. L'energia sprigionata da questa forma è inconcepibile, è un'energia così densa e così pulsante che deforma la crosta terrestre, causando alterazioni notevoli persino sulla morfologia del pianeta. In una sola parola, devastazione, sia interna che esterna. Il Super Saiyan 3 è devastante, è l'apoteosi del concetto di power up, infatti appare nella saga finale del manga e dell'anime, in quanto limite insuperabile. Certo, poi sono state ideate nuove forme e nuove trasformazioni necessarie per la continuazione del brand, ma per allora, per quel tempo, il tetto del mondo era quello per le sole forze di un guerriero Saiyan come Goku. Sguardo inamovibile, occhi freddi come il ghiaccio, niente sopracciglia davvero duro, posa statuaria e chioma di capelli biondi che ondeggia selvaggia al vento, il Super Saiyan 3 è a tutti gli effetti un distruttore, un guerriero il cui livello ormai è irraggiungibile, fuori da ogni scala. Ma questa potenza sovrumana è al tempo stesso anche il punto debole di questa trasformazione, infatti se usata in battaglia potrebbe rivelarsi fatale per il suo utilizzatore, poiché potrebbe prosciugarlo completamente, ennesima dimostrazione raffinatissima che il potere assoluto è sempre comunque una lama a doppio taglio per chiunque, buono o cattivo che sia. Dato di fatto, quando non è il protagonista a trasformarsi, spesso e volentieri i fan più accaniti si lamentano e protestano, ma a volte capita che apprezzino anche le trasformazioni di altri personaggi secondari, come nel caso della trasformazione di Gohan nel Cell Game all'episodio 184. Il ragazzino calmo, altruista ed educato che ha sempre rimarcato la sua avversione per le lotte cede a un istinto tanto primitivo quanto naturale, la collera. Cell, dopo aver maltrattato tutti i suoi amici, distrugge anche la testa di C16, androide pacifico e gentile, nonché uno dei migliori personaggi di tutto lo show.
e con le ultime parole del robot nella testa, Gohan supera ogni limite. La furia e la vendetta si impossessano di lui, e mentre un uccello solitario in trasparenza vola via, chiaro segno della fanciullezza che se ne va, il ragazzo diventa Super Saiyan 2. Un urlo disperato, un bagliore accecante e delle lacrime sincere venute dal cuore annunciano un vero combattente, un Saiyan in tutto e per tutto identico al padre. Gohan si è trasformato in ciò che ha sempre detestato e tutti i presenti, da Junior fino a Goku, guardano sbalorditi il ragazzo, anzi l'uomo, che sta davanti a loro, chiedendosi se quello sia ancora il Gohan che conoscevano. Con questa sequenza entrata di diritto negli annali della storia, il testimone passa da Goku a suo figlio, anche se per poco, il quale, con l'ultima onda energetica scagliata assieme al padre, mette da parte il suo egoistico desiderio di smetterla con la lotta e capisce di dover utilizzare il suo potere per difendere coloro che sono più deboli e che non possono farcela da soli. Come disse tanto tempo fa un vecchio saggio, la prima volta non si scorda mai. Ed è vero, la prima trasformazione di Goku in Super Saiyan su Namek è tutt'oggi la punta di diamante dell'opera. In primo luogo l'ambientazione è un qualcosa di terribilmente suggestivo, un pianeta sconosciuto ai confini dello spazio più remoto che sta per esplodere in mille pezzi. E poi c'è un nemico che definire malvagio è forse riduttivo, Freezer, un dittatore autoproclamatosi imperatore della galassia, che ha commesso cattiverie imperdonabili. E di fronte a lui, di fronte alla sua potenza sconfinata, Goku non sa più che fare. È morto Vegeta, il rivale nei cui confronti nutriva stima e ammirazione, cosa che di fatto adesso lo rende l'ultimo della sua gente. Ed è morto Krilli, il suo migliore amico, tragedia che lo fa sentire responsabile, in un certo senso. Così questo cocktail di emozioni forti e dirette accende la fiamma di una rabbia senza nome in lui. I capelli lampeggiano di mille sfumature gialle e tra fulmini scintillanti che tagliano le nuvole, il potere sembra quasi scendere dai cieli cupi e torbidi per penetrare in Goku. Le vecchie leggende erano vere, il guerriero dai capelli dorati esiste, ma non è un principe nobile e altezzoso, è un giovane umile che si è allenato duramente fin da bambino. E qui il terrore di Freezer in un istante diventa realtà, ciò a cui si è sempre rifiutato di credere ora gli sta davanti. Persino Gohan stenta a riconoscere il padre in quella forma. Sicurezza, determinazione, consapevolezza, il profilo dell'eroe ora è completamente diverso e l'aura che emette fende l'aria come una lama. Quello non è più Son Goku, è un guerriero invincibile che nonostante l'indole Saiyan è riuscito a mantenere il suo cuore puro e che farà giustizia per tutte le vittime innocenti, ritagliandosi un posto nel cuore degli appassionati e gettando le fondamenta per quello che, da lì in poi, diventerà un vero e proprio canone narrativo per tutte le storie che seguiranno. Ecco, queste erano le 5 trasformazioni di Dragon Ball che io ho apprezzato maggiormente e come spero di aver evidenziato, sono molto di più che dei semplici power-up buttati lì alla rinfusa. Ce ne sono anche altre di molto belle, certo, quelle di Freezer, quelle di Majin Buu, quelle di Baby in GT, ma secondo me queste hanno una marcia in più. Sì, magari alcune osservazioni che ho fatto sono solo mie sovraletture personali, è possibile, anzi, forse è pure probabile, ma se anche fosse ben venga, alla fine il bello è questo, no? Trovare spunti di riflessione per discuterne assieme. Quindi adesso, come sempre, la palla passa a voi. Quali sono le vostre trasformazioni preferite all'interno del macrocosmo di Dragon Ball? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione, statemi bene mi raccomando, e noi ci vediamo, come al solito, al prossimo video.